Tira lì. Allora, primo filmato di oggi, caro Alessio, ci trasferiamo a Rochester per visitare un centro molto particolare dove vengono ospitati, conservati gli oggetti creati da Massimo Vignelli, uno dei designer più celebrati del mondo. Si chiama Vignelli Center e indovina chi è andato? Non lo so. My friend. Ah, Stefano Salimbeni. My friend, ok, it's up to you. We have the archive here of the famous designers Massimo and Lella Vignelli. Qui abbiamo gli archivi completi di Massimo e Lella Vignelli, i famosi designer che dopo aver iniziato la loro carriera in Italia si sono trasferiti in pianta stabile a New York. In New York. We have their. Ce l'hanno donato loro stessi, contiene la produzione di una vita, i progetti grafici, l'abbigliamento, gli oggetti, i mobili. Ed è aperto al pubblico, vengono a visitarlo sia da Rochester che da tutti gli Stati Uniti e almeno per gli addetti ai lavori e gli appassionati di design è una vera e propria attrazione turistica. Ma fondamentalmente qui al Politecnico lo usiamo come riferimento, come risorsa permanente per studenti e insegnanti impegnati in qualsiasi progetto, dall'arredamento per interni al design industriale, che possono venire qui a consultare i prototipi, gli schemi, gli oggetti, insomma tutto il lavoro dei Vignelli. Non c'è modo migliore di insegnare una lezione agli studenti che dimostrarla loro nella pratica. C'è un'enorme differenza tra dire e mostrare, specie se da una prospettiva privilegiata. Vede, nessuno ha l'opportunità di vedere gli schizzi da cui, per esempio, è originato questo oggetto. Io, se non fosse per il Vignelli Center, non sarei qui. 6 anni fa sono entrato in contatto con il Rochester Institute of Technology, sapendo della donazione e che questo centro sarebbe stato completato presto. Io sono un grande fan dei Vignelli, ne condivido lo spirito di chiarezza nella comunicazione, dunque l'idea di lavorare qui mi ha subito entusiasmato. I became quite enthusiastic. I don't think every design that the Vignellis did was perfect. Non penso che ogni cosa che hanno fatto sia perfetta. Intendiamoci, noi non veneriamo questa collezione, bensì la usiamo. La mettiamo in discussione anche per andare al cuore delle questioni fondamentali, alla ratio che c'è dietro ad ogni decisione. Una delle classiche domande del design riguarda l'equilibrio tra forma e funzione. Ebbene, qui dentro c'è una grande varietà per quanto riguarda la combinazione di questi due elementi. Ed è questo, tra le altre cose, che rende il nostro centro così vivace e interessante. It has a flair. E questa è un po' una caratteristica del design italiano in generale. Ha uno stile, una vitalità che spesso manca in altre nazioni. Io devo molta della mia carriera a ciò che ho imparato studiando in Italia, dove la storia, l'architettura e il design sono collegati tra loro in modo inscindibile. In America, forse perché siamo un paese giovane, tendiamo a separare le discipline, l'arte in una scatola, l'architettura in un'altra, il design in un'altra ancora. E la cosa straordinaria degli italiani, e dei Vignelli in particolare, è che tutto diventa una cosa sola. Mi ricordo un pranzo meraviglioso con il titolare di un famosissimo marchio italiano di design. Gli chiesi quale fosse per lui l'aspetto più importante del progetto a cui stavamo lavorando insieme e lui mi rispose: la poesia. Ecco, un amministratore delegato americano non mi avrebbe mai risposto così. CEO of an American company. Insomma, da una genialità all'altra passiamo dal design, invece al design televisivo, così potremmo...